Ciao ragazzi, ciao ragazze, top! Benvenuti in un nuovo vlog. Allora, oggi come potete vedere c'è il sole, lo potete vedere che praticamente c'è il riflesso del sole in faccia. È una bella giornata. Qua mi sta passando tipo uno sfogo, una febbriciola che mi è uscita. Era molto più grande, sta passando, sono contenta. Niente, oggi ho messo il cappotto, questo qua che comunque fa freddo. Poi vi faccio vedere il mio outfit of the day. E ragazzi, devo assolutamente farvi una live perché non va bene, c'è troppa confusione. Troppo squallore nei commenti, devo un attimino rimettere a posto un po' di cose perché la situazione sta sfuggendo di mano davvero. È una cosa vergognosa, scandalosa, che nonostante io stia facendo il mio, sto facendo oltretutto un percorso di dieta molto rigido, stia facendo anche sport, movimento, vengo criticata come se io non facessi nulla, non mi sta bene, ma proprio per niente. Eccoci qua ragazzi, siamo da Primark, c'è anche mio marito che è molto felice di ciò. E così guardo con calma, c'è lui, sono tranquilla. Per questo periodo qua, veramente la primavera, cambia stagione, per me. No, amore, guarda che uscita! Guardate, chi è che si metterebbe una felpa col croissant dietro? Ma una dieta si può, ma è andata a Croissant, vabbè. E vabbè, magari c'è qualcuno che gli piace, che è fanatico del croissant. E niente, adesso appena becco uno specchio vi faccio vedere il mio cappottino. E niente, guardo con calma, cioè guardo mio marito cammina. Sapete come quei vecchi che guardano i cantieri? Vi faccio vedere. Guardate, la felicità proprio, ma amore. Infatti nascondi. Vieni qua. Questa è una donna, no? Guardate che bello mio marito. 4,50 Che bello. Ma ci sono. essendo a Primark, mica siamo Amore, da Futuroby. amore, ci sono anche da uomo quelle, eh? Guarda che Sì, bello mio ma marito. Aspetta, amore, se stai fermo un attimo, non riesco a inquadrarti, se no. Guardate che bello che è. Senti di profilo. Ma dai! No, vabbè, la maxi canotta rosa. Adoro. Sì. Questo mi piace, questo è un io la punto di voglio rosa. così da uomo per pitturare le case, buttare un po' di vernice da qualche Cosa parte. stai dicendo? Guarda che prezzi, 2,30 euro, l'ho Sì, ma ribassato. per una cosa così togliermi i 30 centesimi, oh. Ragazzi, eccomi qua, volevo farvi vedere il mio outfit che ho, questo cappotto, scarpe nuove di Primark, ho dei leggings leopardi che avevo preso da Avon tantissimi anni fa, e questa è proprio bella, è proprio bella. Questo cappotto è top, e vi faccio vedere appunto il mio outfit, cioè, nero su nero non si vede molto. Questo è il mio outfit, ho messo praticamente la maglia dentro, nero su nero non si vede niente, vi farò magari vedere a casa, non lo so. Adesso mi riallaccio e guardo, guardate qua che bello mio marito, guardate qua, spoiler. Che bei colori questi top, però non mi servono. Però guardiamo, però sono felice che c'è mio marito, guardate che bello mio marito, si abbina gli occhi suoi con Primark. Sì. Ma fai dei tuoi bellissimi occhi, che bello che sei. Anche tu sei bella. Ecco ragazzi, siamo tornati a casa, mi sono legata bene i capelli perché quando si cucina bisogna tenerli il più legati possibile, ho messo un mollettone e ho raccolto il più che potevo. Allora, sì, qua vedete tutta la pila d'acqua che abbiamo, la mettiamo sempre di fianco al frigo perché è comoda poi da inserire nel frigo. Sto cucinando le zucchine bollite, proprio una cosa molto semplice e triste anche, la nostra dieta. Non so perché c'è gente che dice che non facciamo più la dieta, comunque vabbè, chi se ne frega di sta gente, vi faccio vedere. Ecco, beh, il vapore è normale. Sono praticamente quattro zucchine,
ho grattugiato bene bene, tutto appannato, mi dispiace che si veda così, però vabbè, si sa, col vapore così è. Praticamente l'ho grattugiata un pochettino e sono due zucchine a testa. Le mangiamo bollite, ci metto poi un filo d'olio, un pochino di sale, e a volte ci metto l'aglio, quello fresco, proprio lo taglio piccolino, ma solo per me, mio marito no, e a volte ci metto l'aceto di mele, che l'aceto di mele fa molto bene, per la glicemia la fa abbassare in modo molto naturale, e niente. E poi, quando queste sono pronte, qua ho già pronto la padella e vado a scaldare la carne, quella kebab, che non è il kebab quello che si mangia al kebab, ma è carne tagliata kebab, alla fine è pollo, cioè una carne con un pochettino di sapore, ma nulla di che, ha proprio 0,5 carboidrati, 0,5 di zuccheri. La scaldo semplicemente così, ho già la padella qua, senza olio né nulla, la scaldo e poi l'accompagniamo con le zucchine, e questa è la nostra cena di stasera, e questa sarà la nostra cena di stasera. Eccoci qua ragazzi, praticamente questo l'ha cucinato mio marito, il kebab. Alla fine io stavo montando il suo video. Buon appetito. Buon appetito, amore mio. Le zucchine, adesso io le schiaccetto un pochettino, filo d'olio, sale, tra l'altro questo sale, che sale iposodico, oppure cuore, però con il cuore abbiamo finito, olio assolutamente extravergine, ma proprio un filo. Il marito, come l'hai condito tu? Con l'olio però ho messo poco sale. Dovresti schiacciattarle, le preferisci così? Così. Ok. Bene, sto voglio gli occhietti. Mangiamo di fianco perché abbiamo lasciato il tavolo aperto ancora dal mio compleanno. E niente, questa è la nostra cena, ragazzi. Ma tu io poi dopo un po', dopo aver mangiato la frutta. Allora, vi faccio del quantitativo. Schiacciate le zucchine, vi faccio del quantitativo d'olio che vado a mettere. Spero che mentre inquadro non faccio casino, faccio una cosa. Così si vede. Devo vedere quello che faccio perché sennò è proprio un filo. Un filo. Cioè un niente. Ora mi devi aprire il tappo gentilmente. Mettiamo anche un pochettino di sale. Ok. Adesso poi lo giro e me lo mangio. Ari, buon appetito, amore mio. No, scusa, buona per dargli i baci. Ci vediamo dopo. Bene amici, abbiamo finito di mangiare e sono anche bella piena, tuo amore. Mi è piaciuta la cena di stasera. Le zucchine erano proprio buone, perché tante volte sono tipo insipide, sciape, ma questa volta era proprio buona, cioè proprio, anche se è bollita così, cioè l'ho gustata con tanto piacere praticamente. E nulla. Comunque volevo dirvi che, niente, sempre riprendo il discorso che vi ho fatto prima, all'inizio vlog, quando ero in macchina, cioè sto leggendo dei commenti schifosissimi, dei commenti veramente che non sono normali, ma proprio per niente, commenti che gratuitamente di pessimo e cattivo gusto, perché comunque sia io che mio marito stiamo facendo la dieta, ci stiamo impegnando, e né lui fa la fame né io, cioè stiamo facendo sacrifici, stiamo facendo le cose, cioè io sto dimagrendo, cioè proprio sempre di più dimagrisco, e devo leggere commenti con una tale cattiveria, a che scopo? Cioè non lo so, a che scopo? Cioè le cose si vedono, cioè non è che io faccio la dieta, la smetto perché non ho più voglia di farla. Io la dieta la devo fare, cioè a vita praticamente, cioè a vita, nel senso che poi devo comunque, avendo il diabete, devo comunque tenermi anche quando mangerò di più,
potrò mangiare di più sicuramente, ma questo si parla sempre più in là. E poi per quanto riguarda i progressi e quant'altro, vi farò un video a parte, che appunto poi vi dirò, vi aggiornerò sulla mia malattia, ecco. Perché il diabete è una malattia, ragazzi? Perché c'è anche chi dice, non è una malattia il diabete, il diabete è una malattia. Comunque, c'è cose del tipo, è dimagrita prima perché prendeva le pastiglie, adesso è ringrassata. Cioè, ragazzi, io non ho parole. Cioè, non ha senso, non è che io le pastiglie le ho prese per un giorno o due, e allora sono dimagrita. Innanzitutto togliamo sta stronzata che io sono dimagrita grazie alle pastiglie. Assolutamente no, io sono dimagrita grazie alla dieta. Non sono certo le pastiglie che mi hanno fatto dimagrire, quelle per la glicemia del diabete. E, perché vedete che poi vi contraddite? Perché se io sono dimagrita grazie alle pastiglie, come faccio a essere di nuovo ingrassata? Essere pure più grossa di prima se comunque prendo sempre le pastiglie. Cioè, vedete che non ha senso quello che dite? Non ha né capo né coda. Cioè, siete fuori di testa, veramente. Io penso che più raggiungo degli obiettivi, più vado avanti e più vi dà fastidio. E il gioco non è stato nulla di strano, anche se sembrava, No, no, amore. Fai gioco, vedere, no, vabbè, non so se fa copyright, vabbè, è il gioco comunque, che se ne frega, pensate quello che volete. E niente, cioè, non è che se un video spesa deve riflettere le cose, cioè, ma avete stufato, ma fatevi una vita, ma non vi vergognate, ma c'è cioè, veramente, è allucinante tutta sta roba. orrori. Orrore, orrore, veramente. Privacy opaca o lucida privacy? No. O Revolution. Comunque, ragazzi, io veramente non ho parole. Sinceramente, fare live per dire queste cose, quando le posso dire anche in un video, ma la live la farò perché comunque ho delle cose da dire. Poi, comunque, mi peserò in live a sorpresa. Cioè, io non lo so. È proprio vero che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. Io veramente non ho parole, io veramente sono disgustata. Ripeto, perché così è, se io fossi stata una persona debole che comunque ci teneva all'opinione altrui, per carità, alle persone che ci seguono con affetto, mi fa piacere quello che ci dite, mi fa piacere la vostra opinione. Ma dei cretini, no. Quindi, se io ero una persona fragile che badava ai commenti di quattro idioti, cioè potevo mettere a rischio la mia dieta, potevo rifugiarmi nel cibo, cosa che col cavolo, cioè, non lo farò mai, perché comunque non sono mica stupida, cioè non vado a fare male a me stessa, né tantomeno. Voglio che si faccia del male a mio marito, ma mio marito non ha il diabete. Lo volete mettere in testa? Se mio marito si vuole mangiare una brioche, se la mangia, non rompete le scatole. E addirittura dire che mio marito, visto che sta facendo la fame perché mangia quello che mangio io da diabetica, che poi vi contraddite, cioè prima dite che io mangio di tutto, poi che faccio fare la fame a mio marito, Forse loro che fanno la fame, al quindi contrario. c'è cioè, assurdo. Che perché io non ho voglia di fare niente di cucinare, Cucino gli io. prendo una pasta surgelata perché non ho voglia di dire. Ma secondo voi nella dieta non si cucina, ragazzi? No, cioè, fatemi capire. Cioè, ma Evidentemente voi la siete fame la stanno fuori? facendo loro. Ma Veramente. l'invidia Siete però. fuori. Io ho i capelli che sono osceni, La fame orrore di proprio. invidia, la Devo fame di lavarli. invidia. Ma non è invidia, questa è proprio ignoranza, proprio. Sì, ho E non sbagliato. sapere che cosa attaccarsi pur di attaccare, ecco. Ma non ce la fate, non mi abbattete. Anzi, i vostri commenti mi fanno ridere. Ci faccio sopra le visualizzazioni, cioè rispondendo quando ciò voglia faccio la live. E vi rido in faccia. Cioè, i miei risultati sono sempre più evidenti. Divento sempre più magra. E voi dovete sempre rompere. Lo stesso. Lo sapete che c'è. Mandate la piander secchio, ecco. Bene, ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima.
Ciao!